Ciao, mi chiamo Enrico, ho 18 anni, sono residente a Scanzarociate e frequento la terza liceo scientifico. Ciao, mi chiamo Sara, ho 17 anni, quasi 18, vengo da Scanzarociate e frequento il liceo scientifico Filippo Lussana. Da on the road mi aspetto di imparare un po' a conoscere meglio il mondo del lavoro, in particolare appunto di lavoro a livello comunale, corpo di polizia. Abbiamo lavorato prima assieme al comandante, cioè sia comandante della polizia locale. La cosa che più mi ha colpito è stata come la polizia di Scanzarociate si stia impegnando con delle iniziative coinvolgendo le scuole elementari e medie del comune per educare i giovani alla legalità o comunque alla convivenza civile. Cioè, non interesserebbe tanto lavorare in polizia o tra i carabinieri così, però mi piace come lavoro, cioè nel senso mi piace vederli le forze dell'ordine al lavoro. Come ogni adolescente contro il mondo degli adulti, ho avuto il mio periodo in cui le forze dell'ordine sono qualcosa di brutto da evitare, diciamo. Però poi, maturando, ho capito che alla fine romperci le palle, è il loro lavoro anche per mantenere sicure le città, ma anche la quiete pubblica. In chiusura della giornata siamo stati consegnati al sindaco Davide Casati, ci ha fatto assistere a una riunione degli assessori alla giunta del comune. La giunta comunale, che come vi ho detto stamattina, di fatto è la squadra, mettiamola così, sono persone che vengono nominate dal sindaco come assessori e hanno sostanzialmente delle deleghe specifiche e hanno sotto anche degli uffici che poi devono portare avanti gli indirizzi. Abbiamo potuto assistere alla nomina di cittadina italiana a una extracomunitaria di origine sudamericana. Abbiamo potuto assistere a tutto, la procedura. Le è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito e la comparente presta il giuramento pronunciando le seguenti parole. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il presente atto viene letto all'intervenuta, la quale insieme con me lo sottoscrive. Ancora stupito quanto lavoro c'è dietro al sostenere il Comune, nel senso tutte le varie cose che devono essere fatte, i vari soldi come vanno spesi, come devono essere gestiti, è veramente un business, cosa mi viene da dire, cioè è una cosa molto difficile da gestire.